solo uno spettacolo, è solo un business, non è più sport. In verità anche chi è miliardario, anche chi è un super professionista, in fondo si misura quando gioca a pallone con una cosa che si chiama sport. E ciò che distingue in particolare lo sport dal gioco dei bambini, sono proprio le regole, che sono delle regole piuttosto serie che vanno rispettate. L'arbitro, che è visto come questa figura che per lo più cerca di rovinare le domeniche ai calciatori, ai tifosi, a chiunque gli capita a tiro, perché essendo un essere umano gli capita spesso di sbagliare, o come si usa dire, di rovinare partite che andrebbero in verità avanti da sole, ha una figura fondamentale, ha un ruolo fondamentale, che non è solo quello di far rispettare le regole. Vi faccio un esempio: un fallo fischiato correttamente in qualche modo genera una posizione da parte del calciatore che ha subito il fallo. Cosa farebbe una persona che prende un calcione da un avversario e l'arbitro non fischia correttamente il fallo? Che cosa gli viene voglia di fare a questo che ha subito il fallo e l'arbitro non l'ha fischiato? Alla prima occasione diceva: tanto mi capiti a tiro, prima o poi mi capiti qui e io mi vendico di questo fallo che ho subito, che tra l'altro l'arbitro non ha fischiato. Se l'arbitro fischia correttamente il fallo, quello che ha subito il fallo è vero che ha preso un calcione, ma intanto vede l'altro, l'avversario espulso, magari guadagna anche un rigore, giustamente, e dice: beh, in fondo è vero che mi ha dato un calcione, ma è stato espulso e io ho guadagnato un calcio di rigore. Quindi possiamo continuare a giocare in pace. Noi, in pochi attimi, abbiamo scomodato due concetti di valore assoluto. Attraverso la giustizia si raggiunge la pace. Possiamo continuare a giocare in pace perché c'è giustizia. Questi sono valori assoluti che in famiglia, a scuola, dove voi volete, nelle aule di Bruxelles, dove volete, ci si mette anni e anni per far comprendere. Su un terreno di gioco, in pochi attimi, il ragazzino ha la possibilità di comprendere che attraverso la giustizia si raggiunge la pace. Voi capite che insegnare le regole in questo modo molto pratico, beh, è un bel vantaggio per la società civile. E guardate che ad aver bisogno delle regole non è il violento, non è il prepotente, non è l'arrogante, non è l'energumeno, non è il violento, perché lui giocherebbe tranquillamente senza regole.